Buongiorno a tutti, in diretta da Palena per la conferenza stampa di presentazione di Nacho Varela. Buongiorno, benvenuto innanzitutto all'Avellino e prima domanda, la classica trattativa, cosa ti ha spinto a venire qui e vestire questa maglia e chiaramente come ti stai trovando in questi giorni di ritiro? Beh, innanzitutto grazie per il benvenuto. A me mi è capitato di giocare due volte contro l'Avellino, sempre in Serie B, e sinceramente era un contesto bellissimo venire a giocare ad Avellino. Ho giocato col Palermo ad Avellino, stadio pienissimo, anche una bella giornata era. E poi sono tornato con l'Ascoli, pure Serie B, ed erano partite belle, quindi da avversario sempre vissuto come una piazza bella dove si può andare a giocare bene, un po' come piace a noi sudamericani, sono piazze calde e per questo mi ha convinto di venire un po' a giocare a Avellino. Mi ha chiamato il direttore Perinetti e gli ho detto che mi piaceva molto come idea, che sarei molto disposto a venire qui e per fortuna così è stato. Sul ritiro? Ok Ignazio, invece dal punto di vista, ciao Dino Manganiello di Radio Punto Nuovo, benvenuto anche da parte mia in bianco verde. Ti volevo chiedere, da un punto di vista delle tue caratteristiche, anche per, ti conosciamo chiaramente, però allora, seconda punta, fantasista, esterno d'attacco, addirittura hai giocato anche nella mediana a 3, dov'è che ti esprimi al meglio e dove ti immagini di giocare in questo 4-3-1-2 o 4-4-2 col rombo che dirsi voglia? Sì, io ho fatto un po' tutto, negli ultimi anni a Cittadella giocavamo uguale 4-3-1-2 e facevo il tre quarti, la seconda punta. A volte in casa, quando la squadra voleva essere un po' offensiva, giocavo e facevo la mezzala un po' più offensiva, diciamo così, la squadra partiva subito alta per attaccare ed è una cosa che mi piace. Il mister mi sta provando trequartista, ma come dici te, sono disposto a fare qualsiasi ruolo, basta che diamo un contributo alla squadra. Volevo chiederti un po' delle prime impressioni con Rastelli e lo staff, perché è un lavoro molto globale quello del mister, ognuno ha un ruolo e anche i suoi collaboratori, no? Sono molto importanti, quindi che impressioni hai, che tipo di allenatore ritieni sia? E poi la seconda domanda è su D'Amico, lui ci ha detto non c'è rivalità, c'è una sana competizione ma c'è un'area positiva perché tutti vogliamo andare verso un unico obiettivo. Tu sei particolarmente stimolato perché comunque scendi dalla B, credo che ci vuoi ritornare in B. Sì, sì, sulla prima domanda come vedo tutto, il mister e il suo staff stanno molto carichi come ognuno di noi, che hanno voglia di riscatto, di fare un anno importante perché siamo consapevoli che stiamo cercando di fare le cose per bene, di essere responsabili perché sentiamo che c'è buon materiale in squadra e quindi da questo punto di vista vedo tutti molto preparati, il mister e lo staff, anche c'è a livello di comunicazione ci parlano spesso e tutto. Poi sulla seconda di Felice, spero ci possa dare una grossa mano. Lo vedo molto bene a lui. Io sinceramente, no, come ti dici te, non sento rivalità perché non c'ho un ruolo fisso, a me piace giocare ovunque e niente, come ti dico, cercheremo di aiutare tutti la squadra dal punto di vista che vuole il mister. Senti Nacho, i tifosi sono molto contenti del tuo arrivo, non so se possiamo aggiungere anche una chicca, nel senso che in fase di trattativa abbiamo scoperto che hai, tra virgolette, rinunciato a tornare a casa, magari giocando anche la Coppa Libertadores, per scegliere il progetto Avellino. Se ci puoi confermare se è vera questa cosa, se insomma sei così contento di essere qua. Sì, la verità è che avevo già stato a casa
cioè nelle due squadre più importanti, ed è sempre bello giocare Coppa Libertadores. Però, come ti ho detto, quando pure c'era questa cosa di Perinetti, e vedo che stanno cercando di fare qualcosa come per ambizione, per puntare a qualcosa, un po' ti chiama la voglia di partecipare. Come ti dico, vedo ad Avellino come una piazza molto calda sudamericana, e questa cosa a noi ci ha una spinta. Giocare con pressione a volte ti fa dare il 100% e ti dà questa spintina. Ascolta, hai parlato di un campionato importante che sta venendo su, un gruppo che può fare un campionato importante. Volendo fare un passettino in più in avanti, qual è l'obiettivo dell'Avellino quest'anno? Perché per i giocatori che stanno arrivando, e tu tra l'altro con le tue parole lo stai quasi confermando, si cerca di puntare al massimo. Possiamo scoprirci oppure profilo basso? Non so se c'è un oggettivo, sicuramente c'è tanta ambizione in squadra. E come ti dico, ci sono anche giocatori di grandi, c'è un mix fra grandi e giovani, quindi bisogna avere la consapevolezza e la responsabilità che si deve far bene. C'è qualche compagno che ti ha impressionato in modo particolare? Sì, tanti. Mi piace molto Sonny D'Angelo, lo conoscevo già, ma mi ha impressionato tecnicamente, molto forte, quindi no, come ti dico, c'è una buonissima squadra e speriamo di far molto bene. Due curiosità: la prima, stiamo chiedendo un po' a tutti i calciatori che si presentano il punto di riferimento, il mito. Mi viene da pensare Maradona, anche se chiaramente è argentino, ma penso che per i sudamericani sia un mito assoluto e non solo. E poi la curiosità: perché c'hai solo un braccio tatuato? Ti si riconosce in campo proprio perché è solo uno? Giusto come curiosità che stiamo chiedendo. No, in realtà qua mi sono tappato dei tatuaggi che no, non mi piacevano più. Sì. Il giorno che mi ha visto mia mamma piangeva. E qui a noi sudamericani, come ti dico, pure stare ad Avellino vicino a Napoli, per noi è bello. Cioè io, come ti dico, non è che mi sento in Sud America, però arrivare in una piazza così calda sicuramente è uno stimolo in più per me. Ma Diego è un mito? Sì. No, sicuramente Maradona è il più grande. Senti Nacio, il direttore Perinetti ci ha detto, Varela, nonostante sia un classe 91, va per i 32 anni, però è un eterno bambino perché dimostra sempre una grande voglia, sembra sempre un ragazzino che ha tanta voglia di giocare a calcio e di divertirsi. Ci confermi questa cosa? Sì, vabbè, io cerco di curarmi molto, mangiare bene, purtroppo oggi nel calcio ci sono più atleti che calciatori, quindi se no vai a 2000 all'ora oggi è difficile anche in Serie C. Purtroppo se non ti curi, se non mangi bene, se non sai tutti i dettagli, se a una certa età non ce la puoi fare. Quindi cerco di curare al massimo e andare a 3000. Il giorno che vedo che calo un po' non giocherò più, penso. Quindi finora mi sento bene. Ascolta, pensiamo solo a noi o diamo un'occhiata anche agli avversari, perché c'è ancora un po' di casotto per quanto riguarda il girone, eccetera. Però tra di voi parlate anche un po' di chi possono essere gli avversari per lottare lassù, oppure ci concentriamo solo sulle cose nostre per il momento? No, sicuramente è un girone molto tosto, ci sono belle squadre che stanno pure investendo, Catania, Benevento... Però come ha detto il mister, la nostra forza deve essere giocare come 11, lui ci ha detto cazzi, non so se si può dire, 11 cani, e dobbiamo partire che da quel presupposto di far, non so, quando vengano ad Avellino, che si senta, cioè mettere tanta intensità, giocare da squadra, come ti dico, secondo me quella deve essere la nostra forza. Tu in Uruguay hai avuto modo di lavorare con mister Michele Fini, ti ha mai parlato di Avellino? Sì, mi ha anche scritto quando ha visto che... Quindi vi siete sentiti? Sì. C'ho una grande stima sua,
e mi aveva detto che arrivavo in una piazza importante, e lo sapevo già, però niente, mi ha fatto molto piacere sentirlo. Bene, grazie.